chiamo Giacomo Giotta e sono un tecnico esperto di agricoltura biologica. Siamo qui nell'azienda familiare dove coltiviamo ciliegio per spiegare quello che è la potatura più efficace da effettuare sugli alberi del ciliegio. La potatura del ciliegio può essere effettuata in due periodi dell'anno. Il primo periodo è quello post raccolta, che viene chiamata potatura verde, mentre il secondo periodo è quello appunto autunno-invernale, che è una potatura invece che si effettua sul secco. È molto importante gestire la potatura per avere una buona efficacia in termini sia di produzione che anche di buona gestione del ciliegeto. Noi preferiamo effettuare la potatura in autunno-inverno, perché è più semplice da effettuare, perché appunto abbiamo la chioma spoglia dalla parte fogliare e soprattutto, se ben gestita, è molto facile da applicare. Come possiamo vedere, innanzitutto dobbiamo capire esattamente quali sono le parti che sono più propense alla fruttificazione. Per far questo dobbiamo saper individuare sulla pianta stessa le loro parti fondamentali. La pianta del ciliegio è una pianta appunto che appartiene alla famiglia delle Drupacee, e la particolarità sta nel fatto che la gemma è formata da un agglomerato di gemme, dove si vede all'apice la gemma a legno, e mentre intorno è circondata da tutte gemme a fiore. Questo qua è un mazzetto di maggio che ogni anno si riproporrà nuovamente, allungandosi. Ogni anno diventerà un po' più lungo. Guardate la differenza tra questi qua, che magari hanno pochi anni, e questi che hanno più anni di produzione. Un altro apparato che fruttifica della pianta del ciliegio è invece il brindillo, che è praticamente questo rametto esile, lungo pochi centimetri, dove lo stesso ve vede alla base le gemme a fiore, e sull'apice superiore invece avrà la gemma a legno. Molto importante nella scelta della potatura è appunto riconoscere anche la cultivar che noi andremo poi a potare. Infatti ci sono varietà tipo la Ferrovia, dove c'è bisogno di una potatura meno energica, perché è una varietà che fa una produzione medio-scarsa, mentre ci sono altre cultivar, tipo ad esempio la Bigarò o la Giorgia, dove una potatura più energica è più efficace per riuscire a dare un giusto equilibrio tra qualità e produzione. La potatura va effettuata in base anche al metodo di coltivazione. Questo è un ciliegio che è nato negli anni 90 con un impianto intensivo, e che è stato allevato con il vaso classico, quindi il tronco principale sulla quale si sviluppano poi le branche della pianta. E sulle branche delle piante, se noi vediamo, escono anche le branche che vengono chiamate secondarie. Questo tipo di allevamento viene chiamato anche a palchi, perché appunto la branca principale fa un palco superiore, mentre le branchette secondarie faranno un palco inferiore. La gestione è molto semplice. Innanzitutto bisogna capire che tipo di cultivar abbiamo. In questo caso è una Ferrovia. Bisogna cercare di eliminare le parti che possono ostruire l'ingresso della luce, quindi eliminare delle parti che magari toccano rispetto al ramo adiacente, e bisogna eliminare qualche parte di pianta che ha già fruttificato troppo, che quindi darebbe dei frutti di scarsa qualità, e bisogna eliminare tutte le parti secche. Cosa importante è capire che bisogna fare pochi tagli e soprattutto effettuarla tutti gli anni, con cadenza annuale. In più, bisogna cercare di far arieggiare la chioma soprattutto all'interno, senza però scoprirla troppo, perché se scopriamo troppo la chioma all'interno, può succedere che tutte le gemme dormienti che sono sulle branche principali potrebbero dar vita ai succhioni, che in realtà non servono a poco nella produzione. Bisogna evitare tagli troppo
troppo grossi in dimensione al ciliegio, perché potrebbero essere appunto la porta d'ingresso per diverse malattie, sia batteriche che fungine. Quindi nel caso in cui siamo costretti magari a tagliare, a capitozzare un ramo di grosse dimensioni, è buona pratica poi usare anche un mastice cicatrizzante per appunto evitare l'ingresso di questi parassiti. Un'altra operazione fondamentale da fare in post potatura è quella di un trattamento rameico, che appunto serve a disinfettare tutte le microferite che andremo a fare poi sul ciliegio. Nella gestione del vaso classico noi utilizziamo tutte attrezzature telescopiche, tipo la forbice o il seghetto, perché è più semplice da appunto per effettuare, diciamo, i tagli, e soprattutto è più sicuro per chi poi utilizza gli attrezzi di potatura. La cimatura delle piante del ciliegio è fondamentale soprattutto per cercare di gestire l'altezza delle piante, quindi poi gestire anche in maniera più efficace la raccolta. I rami di potatura vengono poi macinati e interrati nel terreno per far sì che appunto venga portata sostanza organica al suolo, anche se bisogna essere attenti perché magari troppo materiale legnoso nel suolo potrebbe portare a una fame in azoto dello stesso. Quindi bisogna essere bravi anche a gestire poi le concimazioni, soprattutto quelle azotate.